Sì, ragazzi, buongiorno a tutti. Chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate perché il Napoli se l'è vista davvero brutta. È passato i rigori in Coppa Italia contro il Modena 4-3, ma che sofferenza! Che sofferenza, ragazzi. Ho visto la partita, proprio il Napoli che si deve mettere ancora a posto di formazione, ma si vede che sta aspettando Lukaku. Osimhen è in partenza, però ragazzi, non ci siamo ancora. Non è ancora pronta la formazione ideale, secondo me. Simeone poi l'ha messo nel secondo tempo. Ha giocato Raspadori, però anche Raspadori non è che abbia convinto molto. Spinazzola non è che abbia convinto molto nel primo tempo. Poi l'ha tolto e ha messo Oliveira al 73esimo. Ha tolto Politano all'86esimo, poi ha messo a Khedira. Quelli che hanno segnato i rigori sono stati Di Lorenzo, Khedira l'ha sbagliato, poi Engonge, Simeone che va alla scheglia. Invece del Modena hanno segnato Palumbo, Manino, Bonzai e hanno sbagliato Battistella e Zaro. Proprio così, ragazzi. 4-3 Napoli. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Conte che ha ancora molto da fare per sistemare la squadra, ma veramente molto da fare, ragazzi. No, no, non riescono a fare. Cioè, tenere il pallone lo tengono, però cavolo, bisogna attaccare, ragazzi. Bisogna che facciano più azioni possibili, ragazzi. Tengono il pallone, sì, però stavano giochicchiando qui e là. Capisco che era Coppa Italia, capisco che erano le prime giornate di campionato. Capisco che siamo a inizio campionato, quasi metà agosto, però ragazzi, il Napoli non avendo le coppe può essere favorita per vincere lo scudetto. E adesso ci credo ancora di meno, visto la partita di ieri. Il Napoli che magari può fare quinto, sesto, massimo settimo posto, ma non di più, ragazzi. Può arrivare tra il primo e il settimo posto, ma secondo me scudetto veramente difficile. Dopo la partita che ho visto ieri, ragazzi, 4-3 i rigori in Coppa Italia, Napoli-Modena, se l'è vista così, è passata proprio di striscio il Napoli, così, 4-3 i rigori, ragazzi. Napoli, che fatica in Coppa Italia contro il Modena. Ai rigori Meret salva Conte al Maradona. Gli azzurri non sono riusciti a sfondare il muro degli avversari durante i 90 minuti di gioco. Finisce 4-3 dal dischetto. Raspadori deludente, Kvaratskhelia fra i più dinamici. Meret eroe nella notte al Maradona. Meret che salva tutto per Conte. E direi io, ragazzi, meno male. Con due rigori parati e Napoli avanti in Coppa Italia, nonostante una fatica boia, così, una fatica boia. La squadra di Conte non sfonda nei 90 minuti contro il Modena e la risolve solo con i tiri dal dischetto. E nonostante anche l'errore di Khedira, ragazzi. Il portiere messo in discussione dopo l'amichevole con il Girona si riscatta e spedisce i suoi al secondo turno firmando il 4-3 finale, ragazzi. È stato per un Napoli deludente e molto orizzontale con poca aggressività quando c'era da recuperare palla. Quello visto nella prima uscita stagionale allo stadio Diego Armando Maradona, ragazzi. Forse anche in virtù di una condizione non ottimale, primo tempo senza squilli e con qualche rischio, ripresa leggermente in crescendo, specie sul piano nervoso. Trema la traversa, soltanto due. Buongiorno e Spinazzola, i titolari nuovi rispetto allo scorso anno. Nuovo logicamente il sistema di gioco con Raspadori. Deludente riferimento offensivo ripetiamo, di Conte, nella formazione di Conte 3-4-2-1, ragazzi. In attesa che si definisca la vicenda Osimhen Lukaku. Ecco, diciamo che Osimhen sarebbe pronto alla partenza, a partire, e Lukaku sta aspettando Conte per andare subito al Napoli, ragazzi. Quindi, non appena si mette a posto questa faccenda, Conte avrà Lukaku. E Osimhen sarà partito sicuramente al Paris Saint-Germain, ragazzi, forse a Parigi. Di matrice contiana la ricerca dell'ampiezza da parte degli esterni di centrocampo, con Politano, la sua alla prima conclusione a rete degli azzurri e Kvara tra i più attivi. Sovente dentro al campo rispetto al recente passato.
La mediana 2 per o più qualche spazio alla ripartenza del Modena lo ha lasciato. Al 20° Palumbo ha sprecato, calciando debole su Meretta. Al 33° addirittura il suo amato mancino ha fatto tremare la traversa, ragazzi. Pensate, traversa. Ah, portiere battuto, insomma, incredibile ma vero. Più Modena che Napoli nei primi 45 minuti. Partenopei pericolosi solo con Spinazzola nel finale di frazione. Poi cambio modulo. Fisiologicamente il Napoli è partito un po' più forte ad inizio ripresa, cercando di abbattere il muro ospite con qualche bordata da fuori. Il caldo ha allungato le squadre, ma il Modena è rimasto abbastanza compatto e Conte ha cambiato modulo, passando ad un 4-4-2 sporco con gli innesti di Ngonge e Oliveira di conclusioni pericolose, però neanche l'ombra fino al colpo di testa alto di Oliveira e dal destro di Lobotka, che è stato l'antipasto dei rigori. Dagli 11 metri Meret si è issato ad eroe della serata e dal Maradona è stato nonostante tutto festa grande, perché il Napoli, ricordiamo, per un soffio ma è passato 4-3 ai rigori. Scrivetemi cosa ne pensate di questo nuovo Napoli di Conte? Ricordiamo, con solo due. Allora, c'è scritto: con solo due. Ecco, soltanto tra la formazione che c'era, soltanto due nuovi titolari. Soltanto due, Buongiorno e Spinazzola. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Soltanto due nuovi titolari, due nuovi giocatori della formazione di Antonio Conte, ragazzi. Logicamente il sistema di gioco, nuovo logicamente il sistema di gioco deludente, ripete la Gazzetta tra parentesi, riferimento offensivo nel 3-4-2-1, ragazzi. Ecco, quindi scrivetemi che cosa ne pensate. Napoli che passa di un soffio col Modena 4-3 ai rigori. Poi altra Coppa Italia, tutto facile per l'Empoli. Doppietta di Fazzini, ragazzi. Il Cesena elimina il Verona. Bari KO. Toscania Vanga sul Catanzaro. 4-1, ragazzi. Empoli Catanzaro 4-1. Segna tutto l'attacco. Pugliesi eliminati ai rigori. Pugliesi eliminati ai rigori. Sbagliano Vicari e Oliveri. Romagnoli, ok. Grazie ai gol di Cargbo e Spendi. Il sabato di Coppa Italia si è aperto con la sfida tutta di Serie B fra Cremonese e Bari, vinta dai grigiorossi ai rigori. Nell'altro incontro pomeridiano invece colpo del Cesena Verona. La squadra di Paolo Zanetti è fuori. Empoli Catanzaro è finita a favore dei toscani, ragazzi. Allora, ridiamo i risultati per chi non li avesse ancora visti, ragazzi. Cremonese Bari passa dopo i rigori la Cremonese 2-1. Poi, cioè, è finita 1-1 nei tempi regolamentari, però ai rigori è passata la Cremonese, quindi Bari eliminato. Poi Verona Cesena 1-2, passato il Cesena, ragazzi. Poi Empoli Catanzaro 4-1, passa È passato l'Empoli 4-1. Un Empoli veramente in forma, veramente ma veramente in forma. E poi, come vi ho detto, il nuovo Napoli di Antonio Conte, che, come posso dire, delude le aspettative, perché da Antonio Conte si aspettava molto, ma mi aspettavo una partita da molto di più, addirittura contro il Modena, ragazzi, che è in Serie B, dai. E invece l'ha vinta proprio ai rigori, ma proprio di un soffio, ragazzi. Modena FC, sì, campionato di Milito di Serie B, sì, ragazzi. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Napoli-Modena 4-3 ai rigori. Vediamo. Di Lorenzo, Ngonge, Simeone, Caparaschelli. E poi Palumba, Magnino e Bonzai per il Modena. Napoli che passa in Coppa Italia eliminando il Modena. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, settimana prossima ricomincerà la Serie A, la Premier League, quindi state nel mio canale sintonizzati perché
ne vedremo delle belle, ragazzi. Sintonizzati, ne vedremo delle belle tra. Ne vedremo belle tra Serie A, Premier League. Sintonizzate nei miei canali Instagram, sotto nel cosettino di sotto c'è anche il canale Instagram mio, se mi volete seguire. E incomincerà anche Spagna, credo, settimana prossima. Inizio, vediamo, inizio Liga. Sì, addirittura la Spagna già inizia di giovedì, un giorno prima rispetto alle altre, ragazzi. Venerdì comincia Germania. Vediamo, inizio Bundesliga. Venerdì 20. La Bundesliga comincia il 23 agosto, ragazzi. Una settimana dopo rispetto a Spagna, Italia e Inghilterra, incredibile. Ok, va bene. Intanto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate. Perché fra poco ricominceranno tutti i campionati, anche perché sono già incominciati i campionati di Scozia, Olanda e Portogallo. E questo weekend incominceranno Spagna. Questo weekend incominciano. Ora sto guardando su diretta, ragazzi. Quindi ci sarà da divertirsi. Quindi iscrivetevi al mio canale. Tra risultati di partite. Partite belle da vedere. Speriamo che siano partite belle. E non partite deludenti dove non fanno nemmeno un tiro in porta, ragazzi. Le Havre Paris Saint-Germain. Venerdì incomincia Francia, Inghilterra Premier League, Serie B. Olanda Eredivisie è ricominciata già prima. E Spagna la Liga. Invece Bundesliga incomincia una settimana dopo gli altri. Addirittura Bundesliga incomincia venerdì 23 agosto. Hai visto? Sì, Bundesliga inizio venerdì 23 agosto. Ragazzi, vi ho detto le date di tutti i campionati. E settimana prossima incomincia Spagna, Inghilterra e Serie A. La settimana dopo Bundesliga. Io vi saluto, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.